Ciao Alessandro e Maurizio, ci troviamo nell'Accademia Lei e Lui di Alessandro e Gianluca Coppola, perché siamo qui e com'è nata la vostra amicizia? Chi parte? Parti tu? Parto io. Oggi siamo qui perché dopo 8 anni, qui Maurizio è tornato in Italia, è tornato in Accademia per un corso di formazione. Ho chiesto io espressamente a Maurizio perché quando hai la possibilità di avere tra le mani una gemma, non te la lasci scappare. Quindi sono veramente felice che Maurizio ha accettato il mio invito, è stato con noi e l'esperienza è stata fantastica, i ragazzi sono rimasti contentissimi e spero di Ciao ripeterla. Alessandro, grazie. La nostra amicizia è nata 12 anni fa da una telefonata e da lì ovviamente abbiamo iniziato una collaborazione, ma anche soprattutto un'amicizia che abbiamo portato avanti negli anni e anche da quando mi sono mosso all'estero. Alessandro è stato sempre un grandissimo supporto per me, per qualsiasi cosa, lui c'è sempre e ovviamente per me è un grandissimo onore essere qui. Alessandro, di che cosa si occupa l'Accademia Lei e Lui? L'Accademia Lei e Lui si occupa di formazione professionale. Lo facciamo dal 2008, siamo specializzati nella formazione dell'acconciatore. Maurizio, oltre ad essere un barbiere innovativo, sei anche un educatore. Quali corsi di formazione offri alle accademie e saloni? Due format educazionali, il primo è il look and learn, quindi per le accademie, il secondo format è il one to one, quindi con un singolo studente. Ci sono 5 percorsi formativi all'interno che una persona o le loro strutture possono scegliere. Alessandro, la tua accademia è una tra le eccellenze nella regione Lazio. Ne sono una prova i tuoi studenti che trovano lavoro e successo. Qual è il vostro segreto? Io ti ringrazio intanto per i complimenti esagerati. In Italia non siamo la migliore Tra le accademia del migliori. mondo, ma neanche tra le migliori. Il nostro segreto è innanzitutto quello di favorire l'ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro attraverso i progetti di stage formativi e attraverso la collaborazione con la rete che abbiamo creato nel corso degli ultimi 16 anni con parrucchieri di tutta Italia e tutto il mondo. Questo facciamo bene, per il resto facciamo onestamente il nostro lavoro. La cosa che ci piace di più è il fatto che i nostri ragazzi riescano a crearsi un futuro e a lavorare nei saloni, continuare ad aprire i saloni. I complimenti migliori per noi sono questi. Ritieni sia importante avere collaborazioni esterne con i professionisti per i tuoi studenti? Assolutamente fondamentale, mancanza di condivisione delle informazioni che purtroppo ha devastato questo settore negli ultimi 30 anni. Il parrucchiere spesso, il barbiere spesso è stato visto come un luogo chiuso all'interno, senza nessun tipo di comunicazione verso l'esterno. Non è uno stereotipo quello del parrucchiere geloso e invidioso di quello che apre a fianco. Questo mondo deve finire. Quando si esce da questa accademia si è condiviso un percorso comune. Maurizio, quali sono le tue impressioni dopo lo svolgimento del corso Look and Learn Masterclass? È stata una giornata grandiosa, ho avuto una bellissima impressione, soprattutto un bel feedback da parte delle persone, quindi c'era una bella atmosfera di condivisione, è stata un'esperienza grandiosa e spero di continuare. Farete altre collaborazioni? No, No. ma è scontato come che l'acqua è bagnata. Cosa volete dire a chi vi ascolta? Una persona di mia conoscenza tempo fa mi ha detto: i ragazzi nel periodo post-Covid faticano a vedere il futuro, non hanno sogni. Il lavoro grande che dobbiamo fare noi educatori è quello di reeducarli a sognare, cioè a fargli capire che cosa significa avere un sogno e portarlo a termine, perché altrimenti è finita per tutti, non solo questo settore, anche per gli altri. Beh, io ovviamente condivido in pieno quello che Alessandro dice, condividiamo la stessa filosofia. Per me la formazione è la base di tutto, quindi l'educazione sarà il futuro dei ragazzi e dire avanti tutto. Ciao! Ciao!